che hanno cominciato a rendersi conto che nel cosiddetto comune senso del pudore di cui tanto si parlava, qualcosa stava cambiando. C'era Diabolik, delle due sorelle, allora in redazione era venuto fuori l'idea che al posto di fare un alter ego, cioè un, più o meno uno similare, ma non disegnato, ma con le fotografie. Mi arriva una telefonata di un certo attore Rosario Borelli. Essendo una persona molto intelligente, aveva acquisito, hai capito, una capacità anche di dirigere gli altri, non indifferente. Una serie di combinazioni, si è creato un team con delle persone all'altezza. Sono quelle alchimie che nascono raramente. Sembrava di recitare dei film, mentre i romanzi erano veramente noiosi. E noi usavamo uno scatto solo, ogni fotografia. Era il primo fotoromanzo un po' spinto. Uccisioni, torture, qualcosa di erotico anche. C'erano le ragazze che avevano dei reggiseni enormi, dei mutandoni da nonna candida, però allora erano cose che mandavano in galera, perché in effetti Killing ha avuto i suoi problemi giudiziari. Mi ricorda questo. Mi sto meravigliando, nel senso buono, sono felice di averli fatto, hai capito? Porca miseria, non si vedeva mai la faccia. Io volevo vedere la faccia di Killing, al massimo lo si vede di schiena sul letto dopo che ha trombato con la sua donna. Mi sembra abbia i capelli neri, quello forse si riesce a vedere. No. Lui non si è mai levato la maschera, nemmeno in mezzo a noi. Era un contratto che aveva fatto con Rosario. Gli aveva firmato un contratto cinematografico, gli dava dei bei soldini, però lui non doveva mai farsi vedere. Io almeno lo sapevo. Erano gli altri che non se lo sapevano. Sì, mettiamolo dentro la camicia. Non vorrei farle male. No, sono abituato. Ah, okay. Beh, vabbè, 62 nomi. Sto parlando con Kirby. È stata una dura battaglia per riuscire ad ottenere questa parte, ne vado fiero ed orgoglioso.